Beh, problema della Pisana oggi come oggi non è la mia assenza. Penso che sia più l'assenza di giocatori fondamentali in ogni ruolo, perché come ben sappiamo la rosa della Pisana ha 20-22 giocatori, adesso non ricordo bene, sono 22 giocatori competitivi, però purtroppo in queste ultime partite, al di là degli infortuni, abbiamo giocatori che non sono nei loro ruoli e questo ti sconvolge un po' tutto l'assetto tattico. Poi possiamo dire che comunque sono tutti giocatori bravi, ma se un giocatore bravo da metà campo in su lo metti a fare il terzino, quindi sappiamo comunque che non è una buona gara. Al di là di questo siamo in una fase un po' calante, sempre per quanto riguarda i ruoli, però penso che comunque credo che possiamo insomma raggiungere i playoff. Oddio, non voglio essere sarcastico o quant'altro, però penso di raggiungere i playoff là. A fine dei campionati di calcio a 11 dovremmo avere la Pisana al completo, quindi là forse per la prima volta in quest'anno sarò in difficoltà di convocazioni, lo spero. Io parlo sempre per quanto riguarda il gruppo, comunque noi siamo una famiglia a livello calcistico dalla A2 a questi 2 anni di Serie A. Non voglio prendermela con nessuno, però devo solo ringraziare i ragazzi che sono qui e che tutte le sere di lunedì vengono qui a giocare, a prendere freddo, pioggia, quello che sia. Voglio pensare che comunque è una fase dove parecchi giocatori hanno problemi fisici, lavorativi e quant'altro. Quindi è un periodo che la Pisana sta passando negativamente in questo senso, la voglio pensare così. E credo che ripartendo contro il Cotton, una partita che per noi non è fondamentale per il primo posto, ma può essere fondamentale almeno per il secondo, sempre rincorrendo in questo punto la Gold per andare a fare i playoff. Quindi arrivare il primo o secondo ci evita questo. Voglio pensarla così. Intanto non riesco a capire come una squadra come l'Atletico Fiumicino occupa la posizione che occupa, cioè, forse qualche posizione più in alto sarebbe il campionato giusto. Giusto per loro, non c'ho più da aggiungere nulla. Potevamo pareggiare, lavoravamo in Incella, insomma, forse con una squadra, non dico al completo, ripeto, con i giocatori nei ruoli giusti poteva uscire una gran bella partita perché loro comunque hanno fatto una gran gara. La gara in sé per sé è stata bella. Abbiamo avuto una fase calante in 5-10 minuti e abbiamo preso due gol così. Questo è il calciotto. Intanto voglio fare gli auguri a Mastro Pietro che so che sta a casa malato. Oggi ci siamo sentiti, quindi in bocca al lupo di pronta guarigione. E niente, ci vediamo alla prossima. Alla prossima, Presidente Davide Di Pasquale, buona serata. Ciao, buon lavoro.